ragazzi, benvenuti o bentornati nel mio salotto, nel salotto di chitarrista d'appartamento. Sono Alessandro e questa sera parliamo di Boss IR200. Il titolo è un po' fuorviante, ma in realtà questo pedale, ragazzi, è davvero davvero interessante. Prima di iniziare con le spiegazioni delle IR200, volevo intanto nuovamente ringraziarvi e invitarvi a condividere ancora i video di chitarrista d'appartamento. In questo modo darete spazio e soprattutto possibilità di crescita al canale. Che cosa ci offre l'IR200? La possibilità di suonare su un palco oppure di registrare o di esercitarci a casa senza la necessità di un amplificatore. All'interno troviamo simulazioni di 8 amplificatori più svariati cabinet. Quindi collegando semplicemente questo pedale al nostro impianto piuttosto che al nostro mixer avremo la possibilità di simulare, appunto, o meglio di suonare con delle simulazioni di amplificatori e cabinet. La cosa interessante è che abbiamo anche un send return e quindi possiamo eventualmente collegare degli effetti d'ambiente esterni e utilizzarli insieme al nostro IR200. La cosa che mi ha stupito maggiormente in questo pedale è la semplicità. Solitamente Boss e Roland fanno dei prodotti di altissimo livello, ma dove c'è la necessità di un ingegnere nucleare per poterli utilizzare, perché i parametri sono veramente complessi. In questo caso questo è un pedale plug and play. Una volta acceso e collegato al vostro impianto vi renderete conto che è un pedale molto intuitivo. Come al solito sapete che questo non è un canale prettamente tecnico, vi spiego un paio di cose, dopodiché vi faccio sentire subito i suoni, che è quello che sicuramente interessa un po' a tutti. A sinistra abbiamo un potenziometro con il quale possiamo scegliere il tipo di amplificatore. Subito dopo abbiamo il potenziometro che gestisce i cabinet, ambience, 3 tipologie di reverb, sotto una classica equalizzazione. Gain, il livello, quindi la gestione del segnale in entrata, bassi, medi, alti, la classica equalizzazione. Memory, possiamo registrare fino a 128 preset. Il menu ci porta a tutte quelle gestioni che possono essere MIDI oppure il noise suppressor e tante altre features che troviamo sempre all'interno del nostro pedale. E i 2 switch per poter gestire i banchi dei nostri preset. Vi faccio sentire qualche suono degli amplificatori clean dell'IR200. Nel prossimo esempio ho utilizzato la simulazione dell'amplificatore Bogner Lubberschall, un amplificatore high gain, ma in questo caso la differenza la fa il tipo di cabinet che sto utilizzando. Nel prossimo esempio ho utilizzato ancora Lubberschall di Bogner, in questo caso con la mia Gibson Les Paul, e vi faccio sentire un po' la dinamica abbassando il suono del volume, cosa succede. Allora ragazzi, quello che mi è piaciuto veramente tanto è il fatto di avere parecchia dinamica. Come avrete notato nell'esempio precedente, ho abbassato il volume, il suono non si è fermato completamente, ma semplicemente ha perso di gain, come fa un amplificatore valvolare di fatto. Nel prossimo esempio, che è decisamente tamarro su una backing track, ho utilizzato sempre Lubberschall di Bogner, ma con una simulazione di cabinet di Celestion.
Allora, mi sono divertito veramente un casino a suonare su questa backing track. Ho plettrato come un dannato, anzi, come avrebbe detto il buon Richard Benson, che riposi in pace, una plettrata furiosa. Allora ragazzi, la cosa che deve innanzitutto passare attraverso questo video è un pedale semplice. Ovviamente si può andare a customizzare il proprio suono, ma non appena lo si attacca si può subito suonare, e questa secondo me già è una vittoria. Seconda cosa importante: finalmente ci sono le istruzioni in italiano. Una decina di pagine per spiegare al meglio come utilizzare il pedale. I suoni mi sono piaciuti veramente tanto. Forse ho riscontrato una leggera latenza, ma sono sicuro che all'interno del menu ci saranno dei parametri per poter aggiustare anche questa. È un pedale che sul mercato va a posizionarsi con pedali tipo l'Iridium di Strymon, sia dal punto di vista commerciale che come tipologia di pedale vero e proprio. Essendo nato da poco rispetto appunto all'Iridium, probabilmente in questo momento a parità di prezzo offre qualcosa in più. Cosa molto importante: tutti gli esempi realizzati ho utilizzato esclusivamente l'IR200, non ho aggiunto assolutamente nulla, tranne in post produzione sulla backing track un delay. Pensiamolo dal punto di vista di live: al posto di portarci amplificatori ci basta questo pedale e la nostra pedaliera analogica o digitale collegata direttamente all'IR200. Ottimo per lo studio a casa, posso registrarmi in tempo zero e riascoltarmi per capire se sto sbagliando qualcosa nella mia plettrata o nei miei legati. Il costo è di circa 400 euro, e secondo me li vale veramente tutti. Per chi desidera ascoltare anche qualche contenuto extra di Chitarrista d'Appartamento, mi trova anche su Instagram come Ale Teruzzi. Bene ragazzi, penso di avervi detto tutto. Ringrazio come sempre Daminelli per avermi fornito questo pedale e avermi dato la possibilità di testarlo sul mio canale. Se c'è qualche informazione particolare che volete, potete scrivermelo sotto nei commenti. Vi lascio il link in descrizione e noi ci vediamo settimana prossima, e vi farò ascoltare la mia Les Paul Standard targata 1992. Bene ragazzi, grazie di cuore a tutti, vi do appuntamento alla prossima puntata di Chitarrista d'Appartamento e vi auguro una buona serata e una buona settimana. Da Alessandro, dal mio salotto e da questa fighissima Les Paul, ciao!